Ciao a tutti, non ho fatto prima questo video perché non ho avuto tempo tra una cosa e l'altra e anche perché comunque per questo sabato non farò nulla di speciale. Ricordavo di aver fatto già un video, quindi ho lasciato stare anche per quello. In realtà nel video che avevo fatto non avevo spiegato granché su questa festa. In ogni caso vi mostro qual è il mio altare di quest'anno, quali sono le decorazioni che ho usato e dirò qualche cenno breve sulla festività. Come vedete non sono sul mio solito altare, ma mi sono posizionata a terra proprio perché dopo questo video celebrerò appunto il Sabba di Lugnasad, o conosciuto come Sabba di Lammas. Questo Sabba separa la parte centrale dell'estate e l'inizio della nuova stagione del raccolto. Rendiamo grazie al Dio Sole, in particolare come archetipo, come figura e come divinità, il Dio Lug, per il suo ruolo centrale che ha avuto nel rendere fertile la terra. Salutiamo questa divinità mentre essa sale in cielo. Non è un momento triste, perché il seme di questo, del dio appunto, è nel grembo della dea, che è al massimo della sua abbondanza, e noi ci accingiamo a raccogliere le ricchezze che da questa unione verranno. In questo periodo non è solo importante fare raccolta di frutti della terra, ma anche di donare noi stessi come figli della madre al raccolto stesso. Facendo così saremo scelti per continuare la sua opera in molti modi, pur sapendo ed essendo consapevoli che questo lavoro appunto non sarà mai facile. Tuttavia, nonostante non sia un ruolo facile, la madre ci benedirà in molti modi e molte volte per i ruoli che sceglieremo di assumere nell'appunto portare avanti la sua opera, e ci aiuterà a superare ogni ostacolo e ogni sforzo. Come accennato prima, il tema dominante comunque della festa è il primo saluto che si dà al Dio Padre per il suo declino, la fine del suo regno di calore, benché l'estate continui ancora. Durante questa festa appunto tutta la simbologia è anche appunto incentrata sul discorso della caduta del Dio e del prossimo passaggio appunto della morte simbolica del Dio Padre, che poi appunto andremo a ritrovare nel Sabba di Yule e niente, quindi ci tenevo semplicemente a sottolineare che comunque questo è uno dei temi importanti della festa. Nonostante appunto la caduta e l'inizio del declino del regno del sole, non è un periodo triste come già detto prima, perché la terra è ancora fertile, le giornate sono ancora calde e lunghe. Come vedete, i temi dominanti appunto di questa festività, come abbiamo già detto, sono il raccolto, i frutti di stagione, il grano, le pannocchie, i vari semi, eccetera. Per l'altare si usano tutti i colori comunque molto caldi, che appunto sono caratteristici del periodo estivo. Tra gli altri simboli troviamo il pane e tutti i derivati appunto del raccolto. È solito fare in questa festa un pane vero e proprio, dedicato soprattutto al Dio, appunto con simboli solari incisi sopra, che poi verrà mangiato nel banchetto. Io non ho avuto il tempo per poterlo fare e niente, ho messo un pezzo di pane che ho usato oggi a pranzo. Il telo dell'altare è un po' piccolino, l'ho messo un po' come, diciamo, sfondo così, ed è di colore arancione, che è uno dei colori dominanti. Da questa parte ho delle pannocchie essiccate, che sono quelle dell'anno scorso. Se andrete a vedere il video le vedrete fresche. Purtroppo quest'anno non ho avuto la possibilità di poterle raccogliere in questi giorni, e quindi di averle fresche e poterle mangiare nel banchetto. Da questa parte questa candela rossa simboleggia il fuoco di questa festa, perché anche in questa festa viene acceso un falò rituale con un forte simbolismo. Anche la danza è uno dei simboli, delle pratiche tipiche di questa festa. Infatti moltissimi rituali sono proprio incentrati intorno al ruolo della danza, al danzare intorno al fuoco, eccetera. Ho le solite candele del dio e della dea lì, decorazioni di vari fiori raccolti, la lavanda, e lì dietro fiori gialli, sempre simboli per questo periodo.
Laggiù ho un rametto di quercia vicino appunto alla candela del Dio. Quella candela verde simboleggia la fertilità e comunque la terra rigogliosa e abbondante. Qua ho il fascio di spighe di grano che avrà un ruolo nel rituale che è quello che avevo anche lo scorso sabato sull'altare. Qui ho dei frutti di stagione, ho due pesche e qui ho delle ciotoline con dentro del riso integrale, del mais, della soia se non sbaglio e questo qui che non mi ricordo al momento che cos'è. Va bene così. Al centro ho messo un frutto, un'albicocca che verrà mangiato ritualmente e qui ci sono le rune tipiche di questa festa. Come ho già detto, durante il rituale si effettuerà una danza, o almeno è quello che sono solita fare io, ovviamente di tradizioni ce ne sono tantissime. Dopo la danza si alzerà al cielo il fascio di grano e si soffierà sopra, poi si accarezzerà facendo cadere dei chicchi sull'altare. Dopodiché si assaggerà il frutto, come ho detto prima, il seme verrà tenuto, si cercherà di piantare, di far germogliare perché questo sarà il simbolo vero e proprio dell'unione del Dio e della Dea. Infine si esprimerà un ringraziamento particolare alla Dea proprio per i frutti che abbiamo raccolto, in particolare quelli reali, quindi la frutta che avrete sul vostro altare, piuttosto che erbe di stagione come aglio, cipolle, eccetera. E nel banchetto appunto si userà cibarsi sia dei frutti di stagione che del pane che potete aver preparato in precedenza. Se avete raccolto delle pannocchie fresche, un'usanza tipica di questa festa è quella di comporre delle bambole, sia del Dio che della Dea, con i fasci, con le foglie delle pannocchie. Oppure, sempre usando farina, cereali, eccetera, eccetera, potete preparare delle bambole che sia del Dio che della Dea, che verranno usate poi a Imbolc, in particolare quella della Dea che, ricordate, io vi ho mostrato, avevo rappresentato la Dea Brigid che avevo posizionato nel cestino insieme a un cristallo di quarzo che rappresentava, no, insieme a un simbolo fallico che rappresentava il Dio. In questa festa si prepara anche la bottiglia della strega per la prosperità. La bottiglia della strega serve per attirare il denaro. Si prende una bottiglia di vetro, io ce l'ho già preparata, ce l'ho nel portaombrelli perché va posizionato vicino alla porta d'ingresso. Comunque si prende una bottiglia di vetro, sotto il tappo si attacca un amo e sul fondo di questa bottiglia si posizionano monete di ogni tipo. Potete posizionare appunto banconote, centesimi, oppure se avete monete d'oro o d'argento ancora di più. Ogni cosa che comunque in ogni caso rappresenti il denaro, quindi ancora di più per attirarlo potete mettere all'interno anche dei trifogli della cannella. Ovviamente una volta confezionata la bottiglia si visualizza il denaro che arriva e si deve sigillare il tappo con della cera e nasconderla appunto sottoterra nel caso abbiate un giardino all'esterno o in un vaso vicino alla porta di casa. È anche un ottimo periodo per fare lunghe passeggiate nei campi, nei frutteti, vicino ai laghi, ai pozzi. Ovviamente può essere un'alternativa per festeggiare da soli nella natura. È tradizione intrecciare le pannocchie e anche intrecciare le spighe di grano. Niente, se volete preparare il pane magico, per questa festa si usano appunto la farina o comunque pasta per fare il pane in generale, qualsiasi ricetta abbiate o comprando la pasta già pronta, aggiungendoci delle erbe fresche e ovviamente quando si mangia durante il rituale o nel banchetto va detto qualcosa di propizio. Sicuramente ci sono innumerevoli altre tradizioni e altri spunti che potrei darvi in questo momento, però volevo fare un video abbastanza sbrigativo anche perché postandolo sicuramente nei giorni seguenti alla celebrazione non vi sarà utile per poterne prendere spunto, però niente, volevo condividere con voi questa cosa e farvi vedere il mio altare anche quest'anno.
Vi saluto, anche se in ritardo vi auguro una felice festa del raccolto, un bellissimo sabba di Lugnasad o di Lames, come preferite chiamarlo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Mi spiace che non sono più tanto presente, non riesco a fare più tanti video, mi mancano un po' di idee, anche un po' di tempo, e quindi niente, portate pazienza, magari un giorno tornerò. Ciao a tutti! Ah, volevo soltanto dirvi che oggi, che è il 1° di agosto, è anche il compleanno del mio amore Logan, e quindi niente, ne approfitto per fargli gli auguri anche qua, anche se lui non lo sa. Thank you, oh great mother, thank you.